Siamo qui con Daniele Chieffi, Online Media Relations Manager presso un'azienda di credito, anche sponsor del Festival del Giornalismo di Perugia. La mia prima domanda è: quali sono i maggiori ostacoli quando si tratta di gestione dei media online nelle grandi aziende? È un problema soprattutto culturale. Nel senso che le grandi aziende stanno affrontando il mondo dei media sociali e del web in generale da poco, lo stanno affrontando più sull'onda di una moda e di una necessità di occupare uno spazio, perché lo stanno facendo un po' tutti, e non stanno cercando in realtà di trarne il grande valore che da questa cosa potrebbe venire fuori. Tra l'altro l'approccio è molto più marketing oriented, cioè loro pensano, le aziende in generale pensano di trarre valore dalla rete, quindi farlo diventare diciamo un bacino di clienti da raggiungere a costo minore rispetto a quanto poteva essere prima. Ci sono alcune aziende che stanno implementando tutta una serie di attività legate all'ufficio stampa online, di cui io cerco di dare il mio contributo nella mia azienda. Però diciamo il più grande problema è proprio quello culturale, nel senso che non si riesce a far passare un messaggio di importanza e di valore vero che la rete ha e che avrà sempre di più da qui in poi, e viene vissuto sempre più come una cosa che va fatta, va gestita e con minor rischio possibile e con minor spesa possibile soprattutto. Ci sono molte occasioni sprecate, diciamo, quando si tratta di online, soprattutto di social media e di possibilità di portare il proprio messaggio in maniera capillare, eppure non c'è molta conversazione. La paura più grande qual è? La paura più grande è sempre la critica. Le aziende, quando vanno sui social media o pensano di andare sui social media, la prima cosa che cercano di evitare è che il proprio pubblico li critichi e che quindi sul loro profilo ufficiale esca, profilo ufficiale, account Twitter, quello che sia, esca la critica, l'attacco, la pesante censura sulla loro attività. Quello che spesso non riescono a capire è che in realtà i social media parlano già di loro e ne parlano anche magari non bene, e invece entrare in relazione, in conversazione con i propri stakeholder, col proprio pubblico di riferimento, con i propri clienti, con i giornalisti che si occupano dell'azienda, piuttosto che con gli investitori, se è una grande azienda quotata in borsa, eccetera, eccetera, è un messaggio di grandissima responsabilità sociale dal mio punto di vista, ed è un messaggio etico dal punto di vista della rete, perché nel momento in cui tu apri una conversazione, sei pronto anche ad accettare le critiche e comunque sia a cercare di rispondere a quelle critiche, quindi magari farne tesoro, migliorarti o semplicemente dare una risposta a chi te le sta muovendo, è un messaggio di grandissima responsabilità sociale. In questo senso qualcosa si sta muovendo in alcune aziende, però c'è ancora molta strada da fare, purtroppo. Si potrebbe dire, diciamo, che i social media e i media online sono diventati quasi la cerniera tra quella che era la conversazione personale, privata, non pubblicizzata in alcun modo, e il mondo del giornalismo. Adesso è molto più facile che certe crisi di comunicazione partano semplicemente dagli utenti e arrivino rapidamente sui giornali. Come possono essere gestite queste situazioni di crisi? Con la relazione. Cioè, l'unico modo che un'azienda ha di gestire una crisi di comunicazione che nasce dal web e quindi diventa virale, potente, amplificata, pervasiva, immediata, perché poi i tempi della rete sono assolutamente immediati. L'unico modo che hai per riuscire a gestirla è creare, prima che la crisi accada, una relazione con quelli che sono i tuoi influencer. Per influencer io intendo non solo i blog piuttosto che gli opinion makers sui social media, ma intendo anche tutti i luoghi del web che in qualche maniera hanno la capacità di influenzare il giudizio del pubblico, dal grande sito di informazione al piccolo blog all'opinion leader sui social media. Riuscire a costruire con questi una relazione che sia una relazione alla pari, cioè che ti permetta di portare valore nella loro community e quindi in qualche modo di creare uno scambio reciproco, etico, trasparente e onesto con queste persone,
perché ci sono sempre persone poi alla fine, perché ricordiamoci che dietro un sito, dietro un blog c'è sempre una persona, costruire una relazione con queste persone ti permette poi, nel momento in cui si scatena una crisi, di riuscire anche quantomeno a dire la tua. Perché poi bisogna capire se l'azienda in quel caso è vulnerabile o meno, perché se l'azienda è vulnerabile la cosa giusta è ammettere il proprio errore, ammettere la propria vulnerabilità e comunicare a chi ti sta intorno e quindi sui social media il fatto che tu stai cercando di porre rimedio a questa tua vulnerabilità, a questo tuo errore. Se l'azienda non è vulnerabile, o c'è una bufala che gira, ce ne sono tante in rete, o c'è un attacco che in qualche maniera si può gestire, il fatto di avere una relazione aperta, paritaria e trasparente con questi stakeholder, con questi influencer sulla rete, ti permette di gestire, di poter dire la tua. Se questa relazione non c'è, la rete non ti accetta e quindi tu non riesci a parlare con queste persone, e il non riuscire a parlare ti impedisce qualsiasi tipo di intervento, sia che sia di crisi, sia che sia semplicemente di dialogo e di, anche di raccontare quello che fai, di aprire un discorso, di affrontare dei temi che possono essere importanti. Quindi la regola è portare valore alla rete, portare valore alle tue community di cui tu entri a far parte, creare una relazione con i tuoi influencer, e questo ti permette anche di gestire una crisi quando c'è, speriamo non ci sia, però normalmente c'è, purtroppo. Chiarissimo. Ti volevo chiedere, tu sei anche docente presso l'Università Cattolica di Milano e ti occupi proprio di questi temi, diciamo con un pubblico più giovane. Sì. Ti vorrei chiedere qual è effettivamente il polso della situazione per quanto riguarda le persone giovani che si occuperanno di questo in futuro. È una situazione strana, perché in realtà io mi aspettavo, non avendo ormai più 20 anni come si può vedere, mi aspettavo di trovarmi di fronte, di essere in difficoltà di fronte a un pubblico di nativi digitali, tra virgolette, quindi di ragazzi che fossero praticamente in grado di insegnarmi loro le basi della rete. In realtà io ho scoperto che per moltissimi la rete è Facebook, il web è Facebook, sono i social network in senso stretto, e c'è sempre meno voglia di scoprire le tantissime opportunità che il web intorno ha. E questo poi porta a conoscere e a comprendere nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del social network, ma di non comprendere esattamente come funziona il web in quanto tale o internet in quanto tale. A me colpì per esempio molto, in una delle mie prime lezioni, io parlando di metriche su cui con le quali misurare il valore di un blog o di un sito, parlavo di utenti unici, di pagine viste, che sono, come dire, per chi fa questo mestiere l'ABC, e i ragazzi non sapevano che cosa volesse dire un utente unico e non sapevano neanche che cosa volesse dire, cioè che cosa accadeva quando loro cliccavano sul browser e mandavano una richiesta a un server che generava loro una pagina, e quindi quello poteva essere calcolato come pagina vista se era due volte lo stesso browser diventava utente unico, eccetera. Quindi c'è proprio uno scollamento fra ciò che è il mondo dei social network, che sta inglobando anche gli aspetti concettuali e culturali delle nuove generazioni, e uno scollamento da quelle che sono le basi per comprendere le dinamiche fondamentali della rete di internet, che ti portano anche ad avere la curiosità, per esempio, di scoprire qualcosa che va oltre i primi tre risultati della pagina di ricerca di Google, che è una cosa che non fa praticamente nessuno e che in realtà invece io consiglio ai miei studenti di fare sempre, perché l'approfondimento anche in rete, che è un enorme luogo di informazioni, è fondamentale, soprattutto per chi ci deve lavorare. Siccome io ti sto parlando di studenti che fanno master in media relation o comunque sia in digital marketing e quant'altro, non conoscere le potenzialità della rete e limitare il proprio orizzonte solo ai social network, secondo me, è profondamente limitativo, e questo è un elemento di preoccupazione nella nuova generazione. Facebook ha recentemente cambiato la visualizzazione delle proprie pagine fan, rendendola molto più simile a quella delle persone fisiche. Sì. Quindi fondamentalmente la timeline è qualche cosa che accomuna sia persone fisiche che aziende, brand. Nel tentativo, così è stato letto, mettere sullo stesso piano effettivamente la conversazione tra utenti e brand. Secondo te questo aspetto tecnico effettivamente di impostazione dall'alto, si può dire perché lo strumento è quello, certo, spingerà le aziende a cambiare il proprio modo di interagire con i clienti e gli utenti? Probabilmente sì, anche perché in realtà intercetta e
concretizza in un disegno di pagina quello che è la base fondante del rapporto orizzontale fra gli utenti in rete, no? Quindi se tu sei in rete e che ti chiami Acme SRL e sei una multinazionale, o ti chiami Mario Rossi e sei una persona normale che vive in un piccolo paesino sperduto sull'Appennino, pari è, perché sono due personaggi, due soggetti, due protagonisti di un nodo di rete. Questo è un discorso che spesso e volentieri le aziende non comprendevano, percependosi e autopercependosi come soggetti multipli e quindi in qualche maniera diversi, speciali rispetto al singolo utente. Facebook ha fotografato questo meccanismo di democrazia orizzontale che è tipico del web, lo ha tradotto in una pagina che secondo me è molto utile da questo punto di vista, anche perché costringe alla fine le aziende a interagire con le proprie community esattamente con una voce sola e una faccia sola, esattamente come se fosse un singolo utente. Ed è probabilmente da un punto di vista culturale quella forzatura in più che potrebbe nel breve periodo, diciamo, arrivare a colmare quel gap di cui ti parlavo prima, cioè quello che le aziende da un punto di vista culturale sono ancora un po' arretrate, sì. Daniele, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato qui con noi oggi e ti auguro un buon proseguimento. Grazie. Di festival. Anche voi, buon lavoro. Ciao, a presto. Ciao, ciao.